Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo tutorial parleremo dell'impianto di fertilizzazione CO2, come installarlo e da cosa è composto. Installare un impianto di CO2 significa andare a integrare quel nutrimento di cui le piante hanno bisogno e quindi facilitare la fotosintesi che, come nelle piante terrestri, avviene grazie alla luce e all'anidride carbonica e ovviamente anche a altri nutrimenti presenti in acqua e anche nel fondo. Prima di entrare nei dettagli di come è composto un impianto di integrazione di anidride carbonica, vi elencherò quali sono i vantaggi. Allora, prima cosa, una crescita rigogliosissima delle piante in acquario, che appunto grazie a questo nutrimento cresceranno molto più velocemente. Poi, durante le ore del giorno, quindi tradotto quando ci saranno le luci accese in acquario, ci sarà una maggior presenza di ossigeno. Questa è la reazione chimica derivata dalla fotosintesi, quindi assimilazione di CO2 e produzione di ossigeno, quindi molto favorevole agli esseri viventi, quindi ai pesci che sono in acquario. E poi un'altra cosa molto importante da tener conto è l'abbassamento o comunque la stabilizzazione del pH, perché l'anidride carbonica ha dell'acido carbonico e quindi il pH scende. Un altro importantissimo vantaggio che abbiamo con l'immissione della CO2 in acqua è un'assenza totale della decalcificazione biogena che viene prodotta dalle piante. Un'altra cosa molto importante da tener conto è che la fotosintesi clorofilliana non avviene 24 ore su 24, ma avviene solamente durante le ore di luce. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando ci saranno le luci accese o il sole, ci sarà una produzione di ossigeno. Le piante prendono la CO2 e rilasciano ossigeno. Mentre invece questa cosa non avverrà durante la notte. Quindi, in caso di sovradosaggio di CO2, ne risentiranno gli animali presenti in acquario. Di conseguenza, si dovrà tenere sotto controllo i valori della CO2 in acqua. E come facciamo? Il metodo più usato e più pratico è quello del test continuo. Il test continuo è un recipiente dentro al quale ci sarà appunto un liquido reagente che reagirà con la presenza della CO2 in acqua e grazie al colore vi indicherà la quantità. Un valore molto importante al quale dovrete stare attenti è la quantità di milligrammi di CO2 che c'è in acqua. E per essere appunto vantaggiosa per le piante ma non dannosa per i pesci, dovrebbe essere intorno ai 5, 10, 15, 20 mg al litro. Ecco, oltre i 30-40 i pesci iniziano a soffrire. Ci sono più metodi per l'integrazione della CO2 in acquario e sono le pasticche, che sono appunto delle compresse che grazie a una reazione chimica con l'acqua scaturiscono la CO2, oppure ci sono dei dosatori che tengono al loro interno appunto CO2 pura, che noi andremo a posizionare tutti i giorni grazie a delle bombolette usa e getta. Ma quello più utilizzato e quello anche più sicuro, secondo il nostro parere, è l'impianto con la bombola. Questa è la composizione che generalmente troviamo per gli impianti di CO2 con bombola. Allora, iniziamo a spiegare che gli elementi essenziali per questa composizione sono la bombola, ok, che conterrà CO2 sotto pressione, il riduttore di pressione, un tubo, una valvola di non ritorno e il diffusore con contabolle oppure senza. In questo caso andremo a metterlo sul tubo. Per l'apertura e la chiusura della valvola possiamo fare in due modi: o lo facciamo manualmente con una brugola o altrimenti ci affidiamo ad un'elettrovalvola che, impostata da noi, aprirà il flusso della CO2 durante le ore di luce e lo chiuderà durante le ore di buio. La bombola. In questo caso, che vedete,
Io mi sono servito di un estintore usato, ovviamente revisionato. Per le dimensioni dell'acquario che io va benissimo. E niente, praticamente la bombola serve a tenere sotto pressione una determinata quantità di, in questo caso, CO2. Il riduttore di pressione serve per cambiare il valore della pressione, che è altissimo nella bombola, e lo riduce appunto ad una pressione adatta ad essere immessa appunto in acquario. Quindi qui pressione alta, qua avverrà appunto questo cambio, e da qua uscirà una bassa pressione di CO2. Dovrete applicare, io vi consiglio fuori dall'acquario, una valvola di non ritorno. Praticamente questa valvola serve a far passare i fluidi, in questo caso gas, solo in un senso, di modo che non ci possono essere appunto ritorni di acqua nel tubo, addirittura appunto lo svuotamento dell'acquario. Quindi niente, applicate questa valvola, che vi servirà appunto per è solo una questione di sicurezza. Ecco, il pezzo finale che starà appunto in acqua è il diffusore con atomizzatore. Allora, innanzitutto c'è da dire che vedere la quantità di CO2 che mettete in acqua dovrà essere munito di contabolle. Se non è munito di contabolle, dovrete metterlo sul tubo vicino all'altra valvola, o comunque dopo l'altra valvola, che è quella di non ritorno, e vi servirà appunto per conteggiare le bolle di CO2 che verranno emesse in acquario. Parlando appunto del diffusore, cosa serve? Praticamente la CO2 passa attraverso questo tubo, arriva qua dentro, qua c'è una pietra porosa che atomizzerà la CO2, ovvero la riduce in piccole particelle che quindi si mischieranno meglio con le particelle dell'acqua dell'acquario. Quello che la nostra esperienza ci porta a dire è che con un impianto di CO2, di anidride carbonica, avrete dei risultati sensibili e visibili per quanto riguarda le piante. Su questo non c'è dubbio. Però dovete sempre tener conto che l'acquario è un biosistema e quindi state molto attenti, perché ci sono anche delle altre forme di vita, come i pesci. Quindi molto importante è il controllo del valore, dei valori dell'acqua, che non sono solamente la CO2, ma anche altri. Per questo appunto, se volete visitare altri nostri video e informarvi, andate pure a guardare. Vi ringrazio per essere stati su Aquascaping Lab. Cliccate mi piace sul video e se volete commentate. Vi invito a iscrivervi al canale per ulteriori news. A presto!